Benissimo, allora buonasera a tutti, benvenuti alla lezione di questa sera della terza edizione della Siena Advanced School on Sustainable Development. Benvenuti anche a tutti coloro che si sono collegati via streaming a questo evento ed anche ai partecipanti alla scuola. La Siena Advanced School on Sustainable Development è giunta appunto alla terza edizione organizzata da ASVIS e dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena in collaborazione con Leonardo, con la Fondazione Enel, con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, con SDSN Italia e SDSN Mediterranean e con il segretariato italiano di Expo Dubai 2020. Quest'anno, questa edizione della scuola cade proprio a 5 anni dall'adozione dell'Agenda 2030 e a 10 anni dalla conclusione appunto dell'Agenda 2030. Quindi siamo nella cosiddetta decade of action. Siamo chiamati quindi ad agire per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile il prima possibile. Allo stesso tempo però siamo all'interno di una emergenza sanitaria che purtroppo rende difficile tutte le azioni che nel frattempo erano state intraprese, erano in procinto di essere intraprese o comunque in programma per il raggiungimento appunto di suddetti obiettivi. Questa sera abbiamo con noi il professor Rino Rappuoli, Chief Scientist and Head External Research and Development di GSK Vaccines, è professore straordinario dell'Università di Siena e coordinatore del Mad Lab di Toscana Life Sciences, ma anche professore ordinario onorario dell'Imperial College di Londra. Ringraziamo il professor Rappuoli ancora una volta per essere qui con noi. Professore, lascio a lei la parola per la lezione. Dal titolo Vaccini e anticorpi monoclonali per riconquistare la nostra libertà. Professore, la ascoltiamo e aspettiamo vivamente qualche buona notizia dalle sue parole. Grazie mille, io rimango qui in ascolto, ovviamente, tutti i collegati. Abbiamo chiesto di tenere video e microfono spento per ottimizzare la banda e per sentire meglio la lezione. Al termine della sua lezione è previsto una discussione, un dibattito con i partecipanti alla scuola che potranno attivarsi e fare domande e magari anche osservazioni agli argomenti che lei toccherà. Perfetto. Buona lezione e ci sentiamo tra poco. Grazie mille, buonasera a tutti. E niente, oggi vi parlerò un po' di vaccini monoclonali e come queste cose possono essere utili per essenzialmente liberarci un po' di questa pandemia. Visto che siamo a Siena, vorrei cominciare questa lezione con una cosa un po' strana, con un panorama di Siena. E la ragione per cominciare un panorama di Siena è perché questa stessa diapositiva, questo panorama, io lo uso spesso, anzi quasi sempre ultimamente, quando parlo di pandemia. Perché? Perché Siena ha una lunga storia di pandemia. Questa non è la prima volta e Siena in qualche modo è un simbolo di cosa può succedere in caso di pandemie come queste. Quale pandemie sono successe a Siena prima? Per riportarsi un pochino e capire la storia che probabilmente tutti voi sapete, bisogna ritornare a Siena 700 anni fa, XIV secolo, dal 1270-2280 ai prima metà del XIV secolo, 1350, Siena ha vissuto uno splendore economico e artistico incredibile. Era stata
Era una delle città più ricche del mondo in quell'epoca, aveva forse 100.000 abitanti, o comunque era più grande di quello che era Parigi a quei tempi. I nostri antenati erano stati bravissimi perché avevano fatto ospedali, avevano fatto banche, erano commercianti, erano molto ricchi, stavano in un posto strategico lungo la Cassia che univa Roma al nord Europa. E avevano fatto di Siena appunto un'economia molto molto fiorente e come succede nell'economia fiorente a quei tempi c'erano gli artisti, i pittori, Duccio di Boninsegna e i fratelli Lorenzetti. La scuola senese è stata la prima scuola di pittura che era emersa dopo il Medioevo. Era un momento veramente fiorente e bello. E Senesi a quel tempo erano molto ambiziosi, hanno deciso che volevano fare qualcosa di memorabile, qualcosa che avrebbe lasciato il segno nei tempi di quello che era lo splendore di Siena a quel tempo. E decisero di voler costruire la cattedrale, il duomo più grande al mondo mai pensato. Oggi chi ha una potenza economica costruisce l'edificio, il grattacielo più alto al mondo. A quei tempi la potenza economica si mostrava costruendo una cattedrale, un duomo. Vedete questo quadro bellissimo di Ambrogio Lorenzetti, però tutti sapete il buon governo, tutti sapete quello che è successo in quel periodo. E quindi cominciarono a disegnare e costruire questa cattedrale, questo duomo, e come sapete tutti, cominciarono a costruire questo che oggi chiamiamo il facciatone, 1348. Era imponente, come vedete, questo è visto dai servi dalla parte del sud. La gente che arrivava da Roma doveva vedere questo duomo che doveva essere così alto. E doveva essere intimidita, diceva. Quelli che venivano da Roma devono capire, guardate dove state entrando, in che città state entrando. E mentre stavano costruendo questo, a maggio del 1348, arrivò a Siena la peste bubbonica. In 3 mesi, dal maggio a settembre 1348, la peste bubbonica fece fuori 2/3 dei senesi e questo facciatone non fu mai finito. Poi il duomo fu fatto più tardi, molto più piccolo di quello che doveva essere iniziale. Ancora un duomo bellissimo, lo sappiamo, uno dei più belli al mondo. Ma immaginate cosa avevano in mente i senesi a quel tempo. Quindi, qual è la conclusione? Ma la conclusione è. Questo qui è il facciatone visto dall'interno. Questo, come sapete, doveva essere la parte interna del grande duomo, e adesso ci sono posteggi per le macchine. E essenzialmente la lezione è che una pandemia, una malattia infettiva può arrivare e nel giro di 3 mesi far fuori la più grande potenza economica. Uccidere 2/3 della popolazione e eliminare artisti, architetti, pittori e essenzialmente lasciare un segno indelebile. Siena non si è mai più ripresa da quella peste. Oggi abbiamo meno abitanti di quanti ne avevamo nel 1348 e nonostante tutto, abbiamo una gran bella città, però io questo, il facciatone, lo chiamo il più grande monumento alle malattie infettive che sia mai stato costruito. Questa è un po' la storia che in genere racconto nel mondo su Siena, ma è una lezione importante. Noi ce l'abbiamo di fronte agli occhi tutti i giorni e sappiamo cosa può fare una pandemia. Qual è la differenza tra loro e me? La differenza non è molto.
Poi se ci pensiamo, oggi noi abbiamo due pandemie che stanno andando avanti, anche se ora siamo tutti concentrati sul Covid. Il Covid che ha più di 60 milioni a questo punto di casi, più di 1,5 milioni di morti, ma come nel caso di Siena, l'impatto sull'economia è enorme. Si calcola che solo all'economia degli Stati Uniti questa pandemia costerà 16 trilioni. 16 trilioni sono il PIL di un anno intero degli Stati Uniti o 10 anni di PIL dell'Italia. È un costo enorme, difficile immaginare quanto sia. Oggi parleremo soprattutto di Covid, ma vorrei far notare che noi abbiamo un'altra pandemia molto più subdola, che è già cominciata, che sta andando avanti, che non stiamo controllando, è quella dei batteri resistenti agli antibiotici. Questa sta già causando da anni 30 milioni di casi all'anno, circa 700.000 morti all'anno, e da un calcolo che è stato fatto, questa qui. Da qui al 2050 costerà all'economia mondiale molto di più di quello che costerà il Covid. E infatti saranno 100 trilioni di costi all'economia mondiale. Se abbiamo tempo ne parleremo un po' in fondo, ma oggi mi fermerò sul Covid, ma volevo dirvi questa cosa perché le pandemie non sono cose che avvengono una volta ogni 700 anni, ne vengono più spesso. Oggi siamo in un momento globale, basta una cosa da una parte del mondo, il giorno dopo in tutto il resto del mondo. E noi ne abbiamo due in questo momento che stanno andando in parallelo. Ma andiamo su quella che quella del Covid, che è quella che essenzialmente attira l'attenzione di tutti in questo momento. Siamo al 2020 e quando guardo al 2020 essenzialmente per fortuna è un anno che sta per finire perché è stato un po' un grosso disastro questa pandemia e nel 2020 devo dire che noi abbiamo affrontato questa pandemia di questo virus che è arrivato dalla Cina con le stesse armi che avevano i senesi nel 1400, 1348. Quali sono le stesse armi? La quarantena, distanza sociale, l'igiene, le mascherine, quello che noi chiamiamo interventi non farmaceutici. E quindi noi quest'anno abbiamo trattato il lockdown, le zone rosse, le zone gialle, tutte queste cose qui. Non abbiamo usato farmaci per contenere questa pandemia. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo usato veramente quelle cose che erano disponibili anche centinaia di anni fa. Per fortuna, questo 2020 sta per finire e la situazione dovrebbe cambiare drasticamente nel 2021 perché nel 2021 arriveranno i risultati della scienza. I risultati della scienza, che in pratica saranno i primi a arrivare e stanno già arrivando, sono i vaccini, gli anticorpi monoclonali, che sono stati sviluppati nel frattempo, nel 2020, e che nel 2021 dovrebbero permetterci di liberarci in qualche modo da questa pandemia. La cosa che la gente mi chiede spesso, ma com'è possibile che in un anno siamo riusciti a fare vaccini monoclonali quando di solito ci vogliono 15, 20 anni, 10 anni almeno per fare un vaccino monoclonale? E com'è che siamo riusciti a farli così in fretta? E cercherò di spiegarvi che siamo riusciti a farli così in fretta perché per due motivi fondamentali. Uno è che nel 2020 abbiamo delle tecnologie che 10 anni fa non avevamo, che ci permettono di andare a una velocità enorme, e
ve ne parlerò in dettaglio di questo, ma l'altra cosa è che abbiamo fatto un investimento che non era mai stato fatto prima, un investimento pubblico fatto dai governi, soprattutto il governo americano, ma anche l'Europa e anche l'Inghilterra, che hanno messo soldi pubblici a disposizione delle aziende che facevano vaccini monoclonali, in modo che le aziende abbiano potuto fare degli investimenti che altrimenti non si potevano permettere. E vedremo come sia la tecnologia che l'investimento di soldi hanno reso sono riusciti veramente a fare un miracolo che non era mai successo nella storia, quello di portare vaccini e monoclonali ad essere a disposizione della gente in un anno. Cominciamo dalle tecnologie. In questa diapositiva riassunto la storia della vaccinologia, che è cominciata con i vaccini fatti in modo empirico da Jenner nel 1796 a Maurice Hillman nel 1960. Per due secoli abbiamo fatto i vaccini in modo come io lo chiamo empirico, cioè se voleva fare un vaccino contro un virus bisognava coltivare il virus, poi avevamo due possibilità per fare il vaccino: o uccidere il virus e iniettarlo, oppure attenuare il virus e poi iniettare il virus che ormai non dava più la malattia, ma era un buon vaccino. E lo stesso per i batteri e per i parassiti. Poi dal 1980 sono cominciate ad arrivare tecnologie nuove e ogni tecnologia nuova, ogni ondata di nuove tecnologie ci ha permesso di conquistare nuove malattie. Il primo è stato il DNA ricombinante negli anni 80, negli anni 90 è arrivata la glicoconiugazione che ci ha permesso di fare i vaccini per il pneumococco, per la meningite. Poi negli anni 90-2000 è arrivata la genomica, la reverse vaccinology, e ci ha permesso di conquistare altre malattie, tipo la meningite di tipo B. E poi oggi siamo in quello che cerco di illustrare in questa diapositiva, in una esplosione di nuove tecnologie. Tecnologie che stanno andando velocissime, per cui nel 2010 era possibile per me fare delle cose che nel 2005 erano impossibili. Nel 2020 è possibile fare cose che nel 2010 erano impossibili, e oggi penso che siamo nella situazione che tra qualche anno riusciremo a fare delle cose che oggi non riusciamo neppure a sognare. Quindi le tecnologie veramente ci stanno aiutando in un modo incredibile. Quattro di queste, quelle che vedete, 1, 2, 3, 4, sono le tecnologie che hanno permesso di fare vaccini per il Covid in meno di un anno. Quali sono queste quattro? Uno è quello che chiamo vaccini basati su internet, e c'ho una diapositiva apposta per illustrare questo. L'altro è quello che chiamo vaccinologia strutturale, vuol dire avere la possibilità di capire a livello molecolare le molecole con cui si fanno i vaccini, come la spike protein del coronavirus. L'altra cosa è la biologia sintetica, la possibilità di fare RNA, DNA sintetici, che sono già dei vaccini di per sé. E infine il fatto che negli ultimi 20 anni abbiamo registrato e portato sul mercato a disposizione della gente degli adiuvanti per il vaccino che prima non esistevano, che oggi sono a disposizione. Una diapositiva su quello che chiamo internet based vaccines. Per fare questo vi racconto una storia, e la storia è 2013, giorno di Pasqua, e quel giorno il Center for Disease Control cinese mise su un sito dedicato di internet una sequenza di un virus influenzale che aveva ucciso 3 persone in Cina e che aveva tutte le carte in regola per diventare un virus pandemico. Noi venivamo dall'esperienza della pandemia influenzale del 2009 dell'H1N1, c'era una grande paura,
e volevamo fare vaccini velocissimi per una potenziale pandemia. Era il giorno di Pasqua e fino ad allora, per fare un vaccino contro un virus influenzale o altri virus, bisognava usare l'approccio empirico. Per fare un vaccino contro un virus bisognava avere il virus, crescerlo e poi ucciderlo o attenuarlo. E quindi bisognava prendere il virus che era stato descritto in Cina, portarlo in Occidente. Di solito il percorso è che dalla Cina sarebbe andato al Center for Disease Control, CDC americano a Atlanta, oppure in Inghilterra al NIPS. Ci sarebbero voluti un paio di mesi per arrivare lì, poi questi due istituti avrebbero lavorato e cresciuto il virus, attenuato o trovato il modo per ucciderlo per altri 6 mesi e poi avrebbero dato questo virus alle ditte che possono fare i vaccini e quindi 7-8 mesi dopo si poteva cominciare a sviluppare un vaccino. Quello era quello che era sempre successo prima del giorno di Pasqua del 2013. Nel 2013 io lavoravo, ero responsabile della ricerca dei vaccini di Novartis e stavo collaborando con Craig Venter. Craig Venter era la persona che nel 2000 aveva fatto il genoma umano e aveva un istituto a San Diego, noi collaboravamo da tanto e nel frattempo era l'uomo che aveva messo su la biologia sintetica più avanzata al mondo. Cosa è successo? Il giorno di Pasqua ci siamo sentiti, ci siamo detti, ma ha visto che abbiamo la sequenza su internet di questo virus pandemico, dobbiamo fare un vaccino. Il lunedì di Pasqua, Craig Venter a San Diego sintetizzò i geni che erano usando la sequenza che aveva preso da internet e sintetizzò i geni per fare il virus. La sera di Pasqua mise questi geni in una posta celere che durante la notte portò questi geni sintetici da San Diego a Cambridge, in Massachusetts, a Boston, dove avevo i laboratori di Novartis. E le mie persone il lunedì e il martedì mattina hanno preso questi geni sintetici e nel giro di una settimana, vedete tutta la scansione dei giorni in una settimana, sono riusciti a fare un vaccino a RNA. È un vaccino basato sul virus che era stato ricostruito completamente usando geni sintetici. In qualche modo la sequenza di un essere vivente, che è questo virus, era stata teleportata via internet dalla Cina agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti avevamo costruito un virus nuovo, usando la informazione che era stata teleportata da internet, e avevamo fatto un vaccino un vaccino basato su RNA e un virus in una settimana. Non era mai successo prima, e nel 2013 gli unici al mondo che potevano fare questo era il nostro laboratorio, ma soprattutto con la collaborazione di Craig Venter, che era stato capace di fare il gene sintetico. Questo era il 2013. Per fortuna quel virus che aveva ucciso 3 persone in Cina negli anni successivi ha ucciso altre qualche centinaio di persone, ma non è mai diventato pandemico. Il vaccino lo portammo in fase 1, ma poi dopo no, non c'è stato bisogno, quindi non è mai stato registrato. Però il progresso è andato avanti e nel 2000, nel 2020, scusate, quando è arrivato il Covid, quella tecnologia che nel 2013 riuscivamo a fare solo noi e Craig Venter, ormai c'erano centinaia di laboratori nel mondo che potevano fare la stessa cosa. Quindi, cosa è successo? Questi centinaia di laboratori nel mondo sono riusciti a fare dei vaccini velocemente usando
tecnologie che erano avanzate nel frattempo. Una di queste si chiama la reverse vaccinology, che vuol dire usare la sequenza genomica presa da internet per disegnare un vaccino. L'altra vuol dire structural vaccinology, vuol dire usare l'informazione che nel frattempo era stata messa a punto per altri coronavirus, tipo il MERS o il SARS, per fare dei vaccini stabili. La biologia sintetica per fare RNA e gli adiuvanti per fare vaccini. Queste quattro tecnologie hanno permesso di andare velocissimi. Cosa è successo? Allo stesso tempo, quindi era stato possibile fare dei vaccini molto velocemente in laboratorio, però per portare il vaccino dal laboratorio alle persone c'è da fare tante altre cose. In genere, queste cose bisogna fare una serie di step successivi, che è la scoperta, che grazie a quelle tecnologie centinaia di laboratori nel mondo sono riusciti a fare velocemente. Ma poi c'è lo sviluppo, early development, che è la parte iniziale dello sviluppo, la parte più in là dello sviluppo. Tutto questo, in genere, per portare un vaccino dall'inizio alla fine ci vuole almeno 1 miliardo. Normalmente le aziende cosa fanno? Fanno il primo investimento, un 10% di investimento, e solo se questo funziona si va alla fase successiva, e solo se questa funziona si fa alla fase successiva, e si spende prima un 10%, poi un altro 20%, e poi la spesa finale del 70%, che sono 700 milioni. Uno la fa solo se tutto il resto funziona. Cosa è successo questa volta? È successo che già a febbraio-marzo i governi, soprattutto quello degli Stati Uniti, hanno chiamato le varie aziende, tra cui anche noi, hanno detto: noi abbiamo bisogno di un vaccino veloce, non vi preoccupate di buttare via 1 miliardo, ve lo do io come settore pubblico, come governo, vi do i soldi, e voi invece di fare prima questo, poi questo, poi questo, fate tutto in parallelo, fate la discovery, l'early development, late development, tutto, uno in parallelo insieme all'altro. Sappiamo che è un rischio, però se è un rischio avremo buttate via soldi, se però la cosa funziona, avremo fatto un vaccino in pochi mesi invece di metterci 10 anni. Ed è così, stato così. Molte ditte, noi a GSK insieme a Sanofi abbiamo avuto 2,1 miliardi dal governo americano, altri soldi dal governo, dall'Unione Europea. Altre ditte hanno avuto chi 1, chi 2, chi 2 miliardi e mezzo, e tutti si sono messi a fare queste cose perché il rischio economico era completamente preso dal settore pubblico. Così ci sono stati 320 laboratori nel mondo che hanno cominciato a fare la prima parte. Di questi solo 35-50 sono entrati nella prima parte dello sviluppo iniziale, e sotto solo 7-12 di questi sono riusciti ad arrivare alla fase iniziale. Però ci sono arrivati. E ci sono arrivati molto velocemente grazie alle tecnologie e grazie all'investimento del settore pubblico. Cosa è stato fatto in pratica? Vi ho raccontato cosa è successo. Il 10 gennaio quest'anno Center for Disease Control cinese ha messo su internet la sequenza del SARS-CoV-2, che è il coronavirus che causa la pandemia. Il giorno dopo, 300 laboratori nel mondo erano in grado di fare un gene sintetico. E poi quel gene sintetico poteva essere usato, è stato usato per fare tre tipi di vaccini. Il primo, il gene sintetico, viene tradotto essenzialmente viene trascritto in vitro, un RNA polimerase, e viene fatto un vaccino che è fatto in cui il DNA adesso viene tradotto in RNA, il quale RNA viene iniettato direttamente. È un vaccino completamente sintetico, è quello di Moderna, quello di Pfizer,
siccome è tutto sintetico, non c'è un passaggio biologico, non c'è niente, questi vaccini sono andati dal 10 di gennaio, in 66 giorni erano già in clinica, mai successo prima nella storia. Un altro modo di usare il gene sintetico era quello di prendere il gene sintetico, metterlo all'interno di un virus che era stato attenuato e che non si replicasse, e poi usare questo virus per portare il gene all'interno del nostro organismo. Qui ci volevano un paio di settimane in più per mettere il gene all'interno del virus, però in 3 mesi questi tipi di vaccini fatti dal vettore virale sono andati nell'uomo. E poi c'erano l'altro tipo di vaccino in cui il gene sintetico viene messo all'interno di una cellula di mammifero come CHO o di tabacco, una cosa vegetale, oppure di cellule d'insetto. Poi la cellula che è stata ingegnerizzata a produrre la proteina, che è la spike protein del virus, viene cresciuta, la proteina viene purificata, viene aggiunto un adiuvante e poi viene usato, questa combinazione viene usata come vaccino. Questi sono vaccini più tradizionali, ci vogliono 2 mesi a ingegnerizzare la cellula, diversi mesi a purificarla, eccetera, e quindi si può arrivare in clinica solo circa 6 mesi dopo. Questi sono i 3 tipi di vaccini che sono stati fatti. E questi sono i vaccini che conosciamo: vettori virali, RNA, spike protein più adiuvanti. Tipico di vettori virali è AstraZeneca o Oxford, però c'è anche Johnson & Johnson, c'è l'italiana Reithera che sta facendo le proprie cliniche in questo momento, ci sono i vaccini russi e ci sono i vaccini cinesi. Quelli RNA sono quelli di Moderna, quelli di BioNTech, Pfizer e CureVac, e quelli basati su proteine più adiuvanti sono di Novavax e sono le collaborazioni che noi come GSK abbiamo fatto con Sanofi, con Clover in Cina e con Medicago in Canada. Come sono questi vaccini? Beh, in pratica abbiamo dei dati dalle prove pubblicati, dalle prove cliniche di tutti questi vaccini. I dati di per sé non sono confrontabili perché nessuno ha mai usato lo stesso metro per misurare la risposta immunitaria. Quindi ho cercato di usare come metro la risposta relativa agli anticorpi che si trovano nei pazienti che guariscono, sono convalescenti dal Covid. Le persone che sono convalescenti dalla malattia hanno anticorpi più o meno alcuni bassi, alcuni più alti, ma che sono in questo range di questa freccia azzurra. Come si confrontano questi vaccini? Beh, questi vaccini, vedete, inducono anticorpi diversi, ma le possiamo più o meno riassumere così. Tutti i vaccini inducono degli anticorpi che sono superiori alla parte più bassa della risposta che si trova nelle persone convalescenti. Siccome le persone convalescenti si pensa che sono guarite grazie agli anticorpi, vuol dire che tutti questi vaccini dovrebbero proteggere dall'infezione. Questi indurranno gli anticorpi più bassi, questi medi e questi molto più alti. Questo è quello che sappiamo più o meno per gli anticorpi che inducono. Negli ultimi giorni sono arrivate anche le notizie che sappiamo anche l'efficacia, e questi qua, tipo di quello di Oxford, sappiamo che dà una copertura dal 62 al 90%, che è in qualche modo allineata col fatto che gli anticorpi sono bassi. Gli altri due, Moderna e Pfizer, 95%, un numero, un'efficacia enorme, e quindi sappiamo che questi vaccini funzionano benissimo. Gli altri ancora non abbiamo dati di efficacia, e quindi non lo sappiamo, ma ci aspettiamo che funzionino ancora almeno altrettanto bene di questi, se non meglio, o perlomeno che durino di più. Quindi abbiamo delle soluzioni e questo è un altro modo di vedere le stesse cose: vettori virali, anticorpi più bassi, RNA intermedio, quest'altro più alto. Tutti questi vaccini
funzionano e ci aspettiamo che funzioni. Quali sono le domande successive? Beh, le domande che tutti si fanno è: oddio, ma avete sviluppato questi vaccini nel giro di un anno, anzi meno di un anno, che rischi ci sono con questi vaccini? Avete tagliato corto sulla qualità, sulle cose, sulla sicurezza? La risposta è no. Non ci siamo presi nessun rischio sulla sicurezza di questi vaccini. Perché? Vi ho fatto vedere le fasi per fare un vaccino, cioè la preclinica, la tossicologia, lo sviluppo precoce, quello intermedio, quello a lungo termine e così via. Come vi ho detto prima, non abbiamo saltato nessuna di queste fasi, le abbiamo solo fatte in parallelo e le siamo fatte in parallelo perché ci siamo presi, o meglio, il settore pubblico, i governi si sono presi il rischio finanziario di fare tutte queste cose in parallelo. Quindi ci siamo presi un grosso rischio sui soldi, ma non, nessun rischio sulla sicurezza dei vaccini. Anzi, i vaccini che sono stati provati in fase 3 sono stati provati in tantissime, in numero grande di persone, almeno 30.000 persone ciascuno. Che vuol dire un numero enorme. In genere per altri vaccini non si hanno numeri così grandi. Quindi noi sappiamo che questi vaccini sono stati dati a 30.000 persone e che sono sicuri su queste persone. E quindi sono molto tranquilli su questo. Quali sono le domande che rimangono? Beh, le domande che rimangono sono: i vaccini a RNA e vettori virali sono dei vaccini nuovi. Non avevamo mai usato questi vaccini prima, è la prima volta che li usiamo. Sappiamo che in 30.000 persone sono sicuri, sappiamo che proteggono, non li abbiamo mai usati in milioni di persone, non li abbiamo mai prodotti in milioni di persone. Non sono perfetti perché, come sapete, quello Pfizer deve essere conservato a meno 80, a una temperatura difficile per usare a distribuire un vaccino al pubblico. Quindi non sono perfetti, ma funzionano e sono sicuri. Non sappiamo, ovviamente sappiamo che sono sicuri su 30.000 persone, non sono mai stati usati in 1 milione o 10 milioni o 100 milioni di persone e quindi dovremo fare la farmacovigilanza, le fasi 4, osservare attentamente questi vaccini, ma sono tranquilli sulla loro sicurezza. Invece, i vaccini fatti da proteine coadiuvanti, sappiamo che questi vaccini funzionano e che di questo tipo di vaccini ne abbiamo usati tanti, molto simili, in centinaia di milioni di persone. Quindi abbiamo una grossa esperienza su questi. Però questi arriveranno 6-8 mesi dopo. Quindi questo è quello che volevo dirvi sui vaccini. Adesso vi parlo un attimo della immunizzazione passiva, che è l'altro modo, perché i vaccini li usiamo per far indurre anticorpi al nostro organismo, ma c'è un altro modo per dare la protezione, che è quello di dare gli anticorpi direttamente al nostro organismo. È una cosa che si chiama immunizzazione passiva, la prima volta fu scoperta nel 1890, quando von Behring scoprì che si poteva dare il siero alle persone che avevano la difterite e guarirle. Abbiamo usato i sieri per tutto il secolo scorso. Nel mondo moderno, con le nuove tecnologie, non diamo più i sieri, ma diamo anticorpi monoclonali. Anticorpi monoclonali sono stati sviluppati negli ultimi 30 anni, e sono registrati per tante malattie, soprattutto per i tumori e per le malattie infiammatorie. Siccome se ne usano quantità grammi in genere in questo tipo di malattie, sono terapie molto molto costose che usiamo quando la gente è disperata, tipo tumori o infiammazioni. Finora non sono mai state usate in grandi quantità per malattie infettive. Perché? Perché costano tanto e perché
era difficile farne in grandi quantità o darne grandi quantità. Quello che è successo però negli ultimi 30 anni è anche qui che le tecnologie ci hanno aiutato. Questo è quello che è successo nel settore dell'HIV. Nel 1990 il primo anticorpo monoclonale era un anticorpo che ci voleva una quantità enorme per dare protezione, infatti non funzionava granché, ma nel 2004, 10 anni dopo, eravamo capaci di fare anticorpi 10 volte più potenti, 10 anni dopo anticorpi 100 volte più potenti, oggi riusciamo a fare anticorpi 1000 volte più potenti, grazie all'avanzare delle tecnologie. Quindi, noi ci siamo messi in mente, e tanti altri insieme a noi, che oggi potevamo fare anticorpi per il Covid che fossero estremamente potenti e ci potessero permettere di darli alle persone che hanno acquisito la malattia o altre sane per proteggerle. Volevamo avere anticorpi molto, molto potenti perché? Perché se avete gli anticorpi mediamente potenti, come quelli che vengono usati nei tumori, ci vogliono 500 nanogrammi per neutralizzare il virus, la terapia ci vogliono 5 grammi, costa tantissimo e può essere solo data in ospedale, indovina. Anche se uno fa anticorpi in cui ci vogliono 5 volte meno per neutralizzare il virus, ci vuole ancora 1 grammo ospedale, e da dare in ospedale con infusione. Ma se facciamo degli anticorpi 1000 volte più potenti, molto potenti, che ci vuole 10 nanogrammi per neutralizzare il virus, la dose terapeutica è solo 100 nanogrammi, costano molto meno e possono essere dati con iniezione senza andare in ospedale. Quindi noi ci siamo messi in mente di fare questo. E già a marzo abbiamo fatto un accordo con lo Spallanzani, in cui lo Spallanzani ci dava il siero di pazienti convalescenti, poi i pazienti convalescenti sono stati disponibili anche all'Università di Siena, e noi abbiamo preso le cellule dal sangue di queste persone, abbiamo isolato le cellule B, che sono quelle che producono gli anticorpi, abbiamo isolato quelle rarissime che producono anticorpi contro il Covid, e ne abbiamo messe una per pozzetto e lasciate crescere. Queste sono cresciute, quando erano cresciute ci siamo chiesti se questi anticorpi erano capaci di legare o di neutralizzare il virus. Il saggio è tipo questo: mettiamo gli anticorpi insieme al virus, se gli anticorpi neutralizzano il virus, le cellule crescono perché il virus non è capace di attaccare. Se invece gli anticorpi non sono capaci di neutralizzare il virus entra nelle cellule e le uccide. Qui vedete le cellule che crescono e qui vedete i resti delle cellule che sono state uccise dal virus. Con questa tecnologia siamo partiti a marzo essenzialmente, abbiamo trovato gli anticorpi potentissimi, abbiamo prodotti a livello industriale e adesso li stiamo per infialare per poter cominciare una prova clinica all'inizio di gennaio. Cosa si è fatto in particolare? Da 14 pazienti abbiamo isolato tante cellule B, che vedete qua, poi ci siamo chiesti quali di queste cellule B facevano anticorpi capaci di legare il virus. E poi quali di questi anticorpi neutralizzavano il virus. E abbiamo trovato tanti anticorpi con una potenza media, altri anticorpi con una potenza un pochino più alta, ci vogliono 100 nanogrammi per neutralizzare il virus, altri ancora meglio, ma ne abbiamo trovati solo 3 su circa 5.000 che erano capaci di neutralizzare il virus a una quantità con una potenza di meno di 10 nanogrammi per microlitro. Abbiamo preso le cellule che producevano questi anticorpi, le abbiamo preso il gene, le abbiamo ingegnerizzato all'interno di una linea cellulare, prodotto questa cosa e poi l'abbiamo messo, questo anticorpo, in dei modelli animali. E qui vi faccio vedere cosa è successo. Abbiamo preso degli hamster, che sono i criceti, che sono un ottimo modello per questo virus. Gli abbiamo dato l'anticorpo il giorno zero. Il giorno dopo li abbiamo infettati con una dose massiccia di virus. Gli animali sono storditi il primo giorno, ma il giorno dopo l'anticorpo ha neutralizzato completamente il virus. Gli animali hanno cominciato a crescere, a stare bene, il virus non esisteva più. Un altro gruppo di animali non avevamo dato niente, quindi abbiamo dato il virus, e qui vedete hanno perso peso e non si sono mai ripresi.
un altro gruppo di animali avevamo dato un anticorpo, ma contro l'influenza, che non doveva fare niente contro il Covid. Infatti, gli anticorpi hanno perso peso e non si sono mai ripresi. Quindi abbiamo un anticorpo che funziona, neutralizza il virus in laboratorio, protegge gli animali dall'infezione, e questo anticorpo adesso è stato prodotto in grandi quantità e cominceremo le prove cliniche a gennaio in collaborazione con l'Istituto Spallanzani. Non siamo gli unici ad aver fatto anticorpi, sono altre aziende a livello mondiale, AstraZeneca, Regeneron. Regeneron è quello che ha dato l'anticorpo a Trump, lo ricorderete tutti, però per darvi un'idea, a Trump hanno dato 8 grammi, che sono circa 80 volte la quantità che useremo noi nell'uomo, perché il loro anticorpo non è potente come il nostro. E poi ci sono altre, Eli Lilly, l'avrete sentito, che anche loro hanno un anticorpo potente. E poi ci siamo noi. Così essenzialmente sto arrivando alla conclusione. Vorrei concludere mostrandovi la Statua della Libertà. Perché la Statua della Libertà? Perché se nel 2020 abbiamo dovuto subire questo virus perché non avevamo mezzi per contrastarlo, quindi gli unici mezzi erano quelli della quarantena, lockdown e tutte queste cose qua, nel 2021 la scienza, che nel frattempo ha prodotto vaccini e monoclonali, ci permetterà di riguadagnare la nostra libertà. Perché parlo di libertà? Beh, perché questo virus essenzialmente ci ha tolto la libertà. La libertà di uscire, di camminare, di lavorare, di viaggiare, di incontrare gli amici, di visitare i parenti e così via. Tutte cose che questo virus veramente ci ha tolto e che, grazie alla scienza che adesso si traduce in vaccini e monoclonali, nel 2021 credo che ci potremo riguadagnare e riprendere la nostra libertà. E vorrei concludere essenzialmente, forse vado veloce fino in fondo, perché volevo farvi vedere i ragazzi che a Toscana Life Sciences qui a Siena hanno fatto i monoclonali. Come tutte le cose fatte a un certo livello di qualità, non si possono fare tutte da soli, quindi abbiamo avuto collaborazione un po' in tutto il mondo, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, a tante altre cose qui a Siena. È solo collaborando con gente brava che riescono a fare cose bene e veloci. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e non so se ci sono domande o cose da ascoltare. Bene, grazie mille, grazie per questa interessantissima lezione. Allora io lascerei fin da subito lo spazio ai partecipanti alla scuola, quindi vi chiederei di prenotarvi in chat per l'ordine delle domande e do subito la parola a Marco De Giglio per la prima domanda. Marco, ti puoi attivare in video e anche il microfono, grazie. Pronto? Buonasera, grazie professore per l'interessantissima lezione. Una domanda sul vaccino e in particolare sulla questione dell'obbligatorietà oppure no. Ovviamente, insomma, è tutta una questione molto dibattuta anche dagli esperti. Appunto, è interessante sapere, sembra che gli esperti si stiano orientando verso una facoltatività, cioè non l'obbligo. Riusciremo a ottenere l'immunità di gregge in tempi brevi, senza obbligo oppure no? Grazie. Beh, io spero proprio di sì, insomma, questa pandemia ci ha fatto vedere quanto i vaccini siano importanti e quanto inermi siamo senza vaccini. Quindi credo che abbiamo un paese fatto di persone intelligenti che capiranno che vaccinarsi è quello di cui abbiamo bisogno. Grazie. Grazie. Professore, nel frattempo, se riesce a togliere la condivisione dello schermo, riusciamo così a vederla anche. Perfetto. Allora, ci sono altre domande? Nel frattempo, in chat non vedo. Simona, ok, la prossima domanda. Prego. Eccomi. Buonasera professore, grazie tantissime. Io mi sono bevuta tutte queste informazioni e
e mi sono domandata se poi potremmo avere le sue slide per poter rivedere un po' tutto il processo. È interessantissimo, sentivo parlare anche questa mattina alla radio di persone che non riescono a capacitarsi di quali informazioni possono seguire con tutti i vaccinologi che si informano nei vari social network, ma anche sui media. E quindi io mi domandavo come si può fare invece per veicolare delle informazioni che sono basate scientificamente come quelle che lei ci ha appena dato. E quindi mi domando, in questa giungla scientifica o fantascientifica, oltre alle poche persone che possono essere magari in grado di tradurre anche nel proprio ambiente sociale queste informazioni, cosa si può fare per semplificare e arrivare ai parenti, agli amici, ai vicini di casa? Beh, è una domanda molto giusta. Purtroppo ci sono tante persone, anche brave, che sanno di qualcosa, però finiscono poi nei giornali, nelle televisioni, parlano di tutto, anche di quello che non sanno. E quindi c'è una disinformazione molto grossa. Essenzialmente quello che bisogna fare è cercare di diffondere l'informazione giusta, essere onesti sulle cose che sappiamo e quelle che non sappiamo. E quindi non so, bisogna che le istituzioni, in qualche modo, gli scienziati stessi comincino a parlare e diffondano queste cose. Io ho tantissime richieste di parlare, però non c'ho tempo per andare a parlare troppo, perché altrimenti non riesco a fare niente. Secondo me dobbiamo veramente far capire alla gente quale è l'informazione giusta e usare i media, tutto quello che è possibile per dire la verità su queste cose. Bene, Glauco. Sì, provo ad attivare il video, poi eventualmente lo spengo. Intanto ringrazio il professore. E una domanda simile a quella che ha fatto Simone, cioè peccato, una constatazione, ecco, questo, diciamo, lei si è focalizzato sull'aspetto tecnologico, no? Che ha contribuito a rendere così veloce la scoperta del vaccino, ma ha parlato anche giustamente dello sforzo finanziario e del rischio assunto dalla. Sicuramente è stato detto, viene detto nel dibattito pubblico. Personalmente, ecco, mi dispiace come questo passi poco, almeno lo percepisco io, cioè nel senso, dico, ovviamente non è rivolto a lei, è più al sistema magari dell'informazione. Quando ci sono queste cose, cioè, mi sembra ci siano più come dire, retropensieri, eccetera, eccetera, che non l'apprezzamento per quello che riesce a mettere in campo il mondo occidentale, ma più in generale, perché si parla di Russia, Cina e quant'altro. Prima osservazione. Seconda, diciamo così, uno stimolo, come dire, storico o qualcosa simile. Cioè, mi domando, usciva questo virus in passato, ora in passato non c'era questa densità di popolazione, queste condizioni attuali, no? Perché, certo. O viceversa, cioè, curiosità mia banale, magari, oppure non c'era questa capacità tecnologica, cioè sarebbe andata avanti come succedeva prima per diversi anni, finché non raggiungeva non so, un 60-70% della popolazione, oppure che cosa sarebbe potuto succedere, o ci può ricordare cosa succedeva prima, ecco. Se fosse successo 10 anni fa, avremmo fatto dei vaccini, quindi non sarebbe durato in eterno, ma ci sarebbero voluti almeno 3-4 anni per fare i vaccini, quindi avremmo passato 3-4 anni come li stiamo passando adesso. Ottimo. E sulla parte dei finanziamenti, secondo lei è chiaro al grande pubblico lo sforzo? No, nessuno ne parla di quello, come ha detto lei. Bene, grazie mille. Prego.
Io purtroppo ho un'altra cosa che devo fare assolutamente alle 6, quindi ho un minuto o due prima per un'altra domanda. Allora direi velocemente Daniela e poi Fabio e poi salutiamo il professore. Va bene, grazie. Molto velocemente, allora volevo chiedere come eventualmente la mutazione del Covid può rendere magari più difficoltosa o sminuire o l'efficacia di un vaccino. Beh, i virus possono mutare e rendere i vaccini inefficaci. Questo virus muta, ma le mutazioni che ha messo su finora sono lente e sicuramente non metteranno a rischio l'efficacia del vaccino nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Non posso dirlo che non metteranno a rischio il vaccino tra 5 anni, ma se lo fa, nel frattempo faremo altri vaccini. Ok, quindi il tempo. Salute. Grazie mille. Prego. Fabio? Allora, grazie mille, complimenti per la lezione. Lei all'inizio ha fatto riferimento al fenomeno che poi non ha approfondito dell'antibiotico resistenza, no? Quindi quando si facevano gli antibiotici sicuramente non si stavano risolvendo dei problemi, poi però ne sono sorti altri. Allora, la domanda è molto, se la può già immaginare, cioè questi vaccini al momento c'è motivo di sospettare o temere, come alcuni effettivamente fanno, che possono avere effetti sistemici nel medio-lungo periodo, quindi magari non misurabili nei tempi che si sono avuti per metterli a punto, che siano appunto effetti avversi che sfavorevoli? Nella scienza non si può escludere mai niente finché uno non ha dimostrato che è così. Quindi i tempi che abbiamo avuto per questi vaccini, soprattutto quelli RNA di vaccini vettori virali, sono pochi. Ma basandosi sulle tecnologie, su quello che sappiamo adesso, eccetera, io direi che questi vaccini sono sintetici, sono a livello molecolare, eccetera, quindi che abbiano, e sui vaccini abbiamo una grande esperienza, quindi mi sento di poter dire con grande confidenza che le probabilità che ci siano delle cose a lungo termine siano rarissime. Chiaramente non posso dire che sono zero, ma non c'è niente, non c'è nessun farmaco al mondo che abbia zero effetti, che sia completamente sicuro. Però sono molto sereno su questo. Molte grazie. L'ultima domanda in chat e poi la salutiamo da Rossana. Chi si vaccinerà potrà comunque trasmettere il virus e quanto durerà l'effetto del vaccino? Dunque, mi dispiace, non lo sappiamo, o meglio, Moderna ha appena detto che il suo vaccino impedisce la trasmissione, non ho ancora visto i dati, quindi è una cosa che è stata detta dalla stampa, però non ho i dettagli. Per tutte le altre cose non sappiamo esattamente, è troppo presto per saperlo, perché non sappiamo ancora quanto durerà e se tutti i vaccini impediranno la trasmissione del virus. Quindi è una cosa che lo impareremo nei prossimi mesi. Non sono preoccupato più di tanto, perché se dovesse durare poco, gli faremo un richiamo, come si fanno per tanti altri vaccini. Benissimo. Professore, la ringrazio. Grazie mille ancora per la disponibilità e buona serata. Buon proseguimento. Altrettanto. Faccio gli auguri a tutti, mi disconnetto perché devo andare da un'altra parte. Grazie mille, buon lavoro, grazie agli auguri, ricambiamo. Allora saluto tutti gli ascoltatori che sono in ascolto via streaming e anche i partecipanti alla scuola. Per quanto riguarda i partecipanti, vi raggiungeremo al più presto con le informazioni che aspettate da noi per la programmazione di gennaio. Colgo l'occasione per farvi anche i migliori saluti di buone feste e a risentirci presto. Siamo ovviamente disponibili via mail o con tutti i contatti che avete per eventuali domande sulla scuola. Buona serata a tutti. Buona serata, arrivederci.